È un grande piacere cari amici ritrovarci insieme, insieme intorno alla Sacra Bibbia, la parola del Signore. Ed è un piacere sapere che state lì, seguite il nostro programma che non presenta un prodotto da vendere e neanche una religione, ma la fede in Cristo Gesù, il Salvatore, colui che ha trasformato la nostra vita e quindi non possiamo fare a meno di parlarne agli altri, di parlarne anche a voi, utilizzando anche il prezioso mezzo televisivo. In questo programma parleremo del fatto che Dio cerca l'uomo. Ogni volta che dico questo non posso fare a meno di pensare all'antico Diogene che eh, andava in giro con una lanterna in mano e a chi gli eh, chiedeva mh, per quale motivo facesse questo in pieno giorno con una lanterna in mano diceva io cerco l'uomo, Dio cerca l'uomo. Eh, non a caso la, la prima domanda di Dio che noi troviamo nella Sacra Bibbia, nel Libro della Genesi è dove sei, rivolta ad Adamo. Dove sei? La seconda domanda è poi dov'è tuo fratello? Domanda che Dio rivolse a Caino, perché Dio si interessa di noi. Nella predicazione della parola del Signore che sentiremo più avanti nel programma, tratta da un libro dell'Antico Testamento, uno dei profeti minori, il profeta Sofonia. C'è proprio Dio che va in giro con una torcia a cercare il suo popolo, quel popolo che forse si è nascosto per paura. Dio però lo va a cercare. Possiamo dire, caro amico, gentile amica, possiamo dirti, con questo semplice programma, senza avere chissà quali pretese, possiamo dirti, con certezza che Dio ti sta cercando e questo semplice programma presentato da cristiani che vogliono soltanto condividere il messaggio della Sacra Bibbia potrebbe essere il luogo d'incontro fra te e Dio. Perciò ti chiediamo solo questo, dedica questa mezz'oretta ad ascoltare quello che abbiamo da dirti da parte del Signore. Sicuramente farà del bene all'anima tua. Adesso cominciamo con una testimonianza. Roberto ci racconta un po' come il Signore lo ha incontrato, lo ha cercato, lo ha trovato, lo ha incontrato e ha cambiato la sua vita. Poi sentiremo il coro degli studenti della Scuola Biblica dell'Istituto Biblico Italiano che eseguirà un bel inno classico intitolato O qual fondamento. Ascoltate. Signore sia lodato Ringrazio il Signore ancora questa sera perché mi dà veramente il privilegio di poter benedire il Suo nome, di poter testimoniare di quello che Cristo ha fatto nella mia vita, perché ho potuto constatare che eh, realizzare, toccare con mano che è un Dio vivente che opera veramente che opera nel cuore dell'uomo e cambia la propria vita. Io sono nato in una famiglia evangelica, ma a me di Dio non mi interessava niente, di religione non mi ha mai interessato niente, anzi a tu, tutt'altro. La mia vita era basata sul divertimento, sulle amicizie, fino a nella tenera età frequentavo le compagnie, quindi eh, frequentavamo le discoteche, facevo uso di alcol, di droga. Ma nonostante io avessi tutto, potevo dire che avevo tutto perché non mi mancava niente a livello di libertà, a livello di gioie terrene, non mi mancava niente, ma posso dirvi con certezza che dovevo sempre ripetere a fare quelle cose perché il mio cuore era vuoto, il mio cuore era alla ricerca dell'amore, alla ricerca della gioia, ma questa gioia non la potevo trovare. Ebbene, io sono venuto alla conoscenza di Dio perché il Signore ha fatto un'opera meravigliosa nei miei due fratelli più grandi, un giorno è intervenuto veramente con mano potente e ha trasformato la loro vita, facevano il mio stesso tipo di vita, eravamo dei ragazzi veramente ribelli, senza regole e tutto era basato sul divertimento e sulla vita. Ma posso dire che quando ho visto la loro vita cambiata, io dentro di me dissi solo un Dio può aver fatto quest'opera nella loro vita, perché vidi casa mia trasformata, la gioia, questi due giovani veramente che parlavano sempre di Gesù ed erano contenti. Quello che vedevo nella loro vita, che erano veramente soddisfatti, avevano trovato veramente uno scopo per vivere. Ma avvenne che che una sera eh, non, non passò molto tempo che mi ritrovai nella mia cameretta da solo e avvenne qualcosa di particolare che non mi era mai avvenuto eh, nella mia vita, scesa una tristezza profonda nel mio cuore, ebbene, io mi rivolsi a quel personaggio e dissi: ti prego, ma tu hai cambiato la vita dei miei fratelli, perché non cambi anche la mia vita? E Io ero convinto che lui mi stava ascoltando in quel momento. E in quel momento mi mise a piangere, e, ma non fu lì che Dio cambiò il mio cuore, mise solo il seme della sua parola dentro il mio cuore. Ebbene, avvenne che per, me, per mezzo di questa esperienza che ho fatto acquistai fiducia in Dio e eh, iniziai ad avvicinarmi ai culti eh, così per, eh, mh, mh, per curiosità per, mh, era un periodo che mi ero anche ritirato eh, dalle amicizie e eh, avvenne che una sera eh, in questo culto giovanile eh, in semplicità invocai, eh, glorificai il nome di Dio e mi mise a piangere di nuovo. Quando finì questo culto, eh, ricordo che una gioia profonda invase il mio cuore, una gioia veramente che il mondo non mi aveva mai donato. Scoppiò nel mio cuore una sete profonda. Desideravo pregare, desideravo stare con quel personaggio che aveva iniziato un'opera nel mio cuore. Ebbene, nel ritorno a casa mi accompagnarono a casa, io Mentre ero in macchina che mi stavano riportando a casa, io ancora contemplavo dentro di me quello che mi stava avvenendo, che stavo realizzando qualcosa di meraviglioso. Ebbene, quando tornai a casa, vi posso dire, cari amici, cari fratelli, che questa gioia era insistente, non mi mollava, desideravo profondamente lodare Dio. Ebbene, quando entrai in casa mia... La prima cosa che feci, non mi tolsi neanche il giubbetto, mi ricordo ancora quel giorno, quella notte, mi inginocchiai e quando mi inginocchiai scoppiai a piangere. Il mio cuore realizzò in maniera cer certa la presenza di Gesù, fu inondato da un amore particolare e ricordo che piangevo come un bambino, e più piangevo, più volevo piangere perché mi sentivo inondato veramente dall'amore di Dio e comprendevo, comprendevo che erano stati i miei peccati a inchiodarlo su quella croce. Ma quella sera mi sentivo veramente amato da Dio e io lo ringrazio perché sono passati diversi anni e quell'amore è ancora con me. E io voglio dire a coloro che non l'hanno accettato che Gesù è veramente è il senso della vita, non è una religione ma una realtà. È possibile incontrarlo. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. quale fondamento abbiamo nel Signore. E' è Lui la base della nostra vita, vuole diventare la base, la roccia sulla quale anche tu puoi posare i tuoi piedi, caro amico, gentile amica. Vi invitiamo a scriverci, vorremmo inviarvi gratuitamente, se lo desiderate, se lo accettate, questa copia del Vangelo di Giovanni in un formato tascabile, molto, molto bella. Scrivete al nostro indirizzo. Cristiani Oggi, Casella Postale 15. 00011 Tivoli Terme, Roma. Se usate la posta elettronica, scrivete a cristianioggi tv chiocciola assemblei di Scriveteci e vi risponderemo oggi stesso, ma non dimenticate di indicare chiaramente il vostro indirizzo. Ed ora vogliamo avvicinarci alla parola del Signore. Il Pastore Salvatore Cusumano ci leggerà e ci presenterà una meditazione sul libro di Sofonia. Ascoltiamo. Sofonia. Capitolo 1, versetto 12: E in quel tempo avverrà che io frugherò Gerusalemme con delle torce, e punirò gli uomini che, immobili sulle loro fecce, dicono in cuor loro: L'Eterno non fa né bene né male. Prima di. Considerare tre aspetti del versetto, è bene, che, è bene che brevemente diamo delle note introduttive. Abbiamo detto che è Dio stesso che parla in prima persona e di certo non vi è sfuggito che la scena descritta è una scena notturna. Io investigherò, esplorerò, frugherò Gerusalemme con delle torce. Dunque è una scena notturna e Dio stesso Dio stesso si muove fra le strade, i vicoli, le piazze, posto che ve ne fossero di Gerusalemme, ma lo fa di notte, fra le tenebre. E muovendosi fra le strade di questa città immersa nelle tenebre, Dio muove con sé la luce o la luce si muove insieme a Dio la torcia segue il passo di Dio, ma attenzione. Egli cammina in una città che è immersa nelle tenebre, ma non è disabitata. E il silenzio che sode leggete magari con più calma i versetti precedenti è un versetto è un silenzio, scusate, dettato dalla paura perché Gerusalemme sta attraversando un periodo terribile ed è impaurita, gli abitanti sono impauriti addirittura gli abitanti di determinati quartieri della città sono oggetto di una terribile crisi e quindi di paura e il silenzio perciò di chi non si muove l'abbiamo letto, di chi è immobile di chi per timore non prende alcuna decisione ma mentre il silenzio grava, mentre le tenebre nascondono, Dio, Dio imbocca le strade, entra nei vicoli, lumeggia le porte, guarda le abitazioni, entra dentro le case. Nulla gli sfugge, nulla gli è nascosto. Dicevamo che è un versetto di grande attualità, perché per una serie di motivi, ora vedremo, ma fondamentalmente perché il nostro tempo è un tempo di crisi e comunque sempre, se non le tenebre della notte, le tenebre della separazione da di Dio, le tenebre del peccato, le tenebre dell'ignoranza di Dio, le tenebre che creano e generano paura, quelle tenebre non si sono mai levate, non sono mai state diradate da che mondo è mondo. Perché, perché questo è lo stato della nostra realtà, questo è lo stato di un mondo che passa da crisi in crisi, e allora, e allora se la città non è Gerusalemme, magari è la nostra città, o se non è semplicemente la città, è l'umanità intera in senso lato, e se dunque le tenebre non sono soltanto quelle passeggere di una notte, ma di una lunghissima notte che ha avuto inizio e sembra non avere fine, se dunque questo è, altrettanto vero è, che Dio regna. A proposito di attualità, l'accento lo metterei su questo aspetto. Dio continua ad essere Dio. Dio regna perché continua a regnare. E Dio continua. Se non Gerusalemme dicevamo sicuramente, sicuramente nella nostra realtà. E allora consideriamo l'indagine di Dio innanzitutto, poi considereremo l'immobilità rispetto a Dio e infine spenderemo qualche parola riguardo l'inganno rispetto a Dio. L'indagine di Dio, l'ispezione, eh, l'esplorazione, chiamiamola come meglio cre crediamo, ma il testo di... Il testo di Sofonia è chiaro, io non un angelo, non un profeta, io frugherò, esplorerò. È perciò un gesto accurato, condotto con metodo, frugherò. Si fruga quando non ci si ferma soltanto all'osservazione, ma l'osservazione è seguita anche dal gesto, dal gesto della mano. Io frugherò mentre guarderò, ed io frugherò Gerusalemme con delle torce. È l'unica luce che si vede a Gerusalemme, quella della torce di Dio. È l'unica luce nella notte. Ma questa luce è accompagnata da un rumore: il rumore di porte che si aprono, il rumore di oggetti che vengono spostati, il rumore che vorremmo tanto che stasera si sentisse. Il rumore della mano di Dio che rimescola nei nostri cuori. Il rumore della mano di Dio che bussa alle porte dei nostri cuori. Il rimescolio di anime che finalmente sono illuminate, sono illuminate di una luce che è la luce di Dio. Vorremmo tanto stasera che la luce di Dio, che la luce che promana dalla sua parola che la luce della conoscenza di Dio fosse accompagnata da questo rumore, dal frugare. Di solito frugare può, eh, può, può anche a sua volta essere accompagnato da brutte sorprese. Quando si alza un vaso che da tanto tempo non è alzato, di solito si trova un po' di sporcizia. Bene che vada polvere. E quando oggetti che di solito non sono stati mai presi e che dunque si trovano, si trovano lì da tanto tempo vengono presi, mossi, c'è polvere, c'è forse ragnatele, insomma si fanno, eh, si fanno delle scoperte non del tutto incoraggianti. Eh ma sembra che proprio Dio sia determinato, eh. È proprio determinato. Fruga, non si ferma, va avanti. E non fermandosi illumina. E illuminando muove. E illuminando nella notte cerca in Gerusalemme e lo vedremo più, eh, più giù. E anche oggi, Dio non cerca né vasi né suppellettili né tantomeno è interessato ad altro. Dio cerca uomini. Dio cerca uomini e donne. Quella luce serve ad illuminare te, e me. Quella mano che scompiglia, rimescola, fruga dentro l'anima nostra per tirar fuori ciò che forse non vorremmo che venisse tirato fuori o che non vorremmo venisse illuminato, quella mano è mano che guarisce. È mano che può non solo guarire, ma liberare, togliere, restituire, donare. Ricordate quel bel cantico che cantiamo ogni tanto? Egli mi toccò con la sua mano. E aggiunge, ricordate, ed egli mi guarì. Stasera Dio guarisce. E questa è l'indagine, l'esplorazione di Dio. Ma all'esplorazione di Dio segue l'immobilità rispetto a Dio. Io frugherò Gerusalemme con delle torce e non saltiamo il verbo perché lì è scritto, e lo dobbiamo leggere, punirò. Punirò non tutti gli uomini, ma quegli uomini che immobili sulle loro fecce dicono in cuor loro. Ed ecco che la torcia illumina gli uomini che vengono, sono cercati da Dio, li illumina, illumina impauriti, immobili, ma sono immobili da molto, troppo tempo. Vengono paragonati ad un contenitore di vino. E come sul fondo del contenitore si deposita la fece, così questi uomini da troppo tempo, sono rimasti immobili, ma tanto tempo, da troppo tempo non hanno preso decisioni, da troppo tempo non hanno in alcun modo fatto alcuna decisione, troppo tempo è passato e ne è passato tanto che come un contenitore di vino sul fondo è pieno dei residui di quel vino, vino che inganna, perché sulla sommità del, eh, del contenitore è vino trasparente o perlomeno è vino che è, è buono da perdere, da bere, ma attenzione, non va bevuto fino in fondo, perché tutto ciò che non, non è bello da vedere, neppure da bere, si è depositato sul fondo. Dio illumina uomini impauriti, ma tanto impauriti, che da troppo tempo si sono nascosti, non prendono decisioni e sono fermi, immobili. Questa immagine non vi richiama la mente uomini e donne che per una serie, una somma addirittura di motivi, non hanno mai preso una buona decisione nella loro vita. E che soprattutto impauriti, intimiditi, delusi, amareggiati, feriti, tanto feriti e tanto delusi da dire a loro stessi tanto Dio non fa né bene né male, preferiscono vivere una vita alla giornata, nell'umido della cantina, in un, ango, in un, angolo, in un angolo buio dell'umanità aspettano. Non si sa cosa, ma aspettano. Soltanto aspettano. Aspettano che il tempo passi, tempo scandito regolarmente passi, perché tanto Dio non fa né bene né male. E dunque è bene che io mi fermi. A tal punto si sono fermati che tutto si è sedimentato sul fondo del cuore, e dunque. Tutto sommato a loro stessi fanno un ragionamento simile. Non sono così cattivo come si pensa, non ho così bisogno di Dio come si, mi si vorrebbe far credere, perché è tutto dimenticato, è tutto lasciato sul fondo, è tutto trascurato. Se è vero che il rumore che vorremmo sentire stasera... E il rumore della mano di Dio che apre un varco nel nostro cuore è anche vero che stasera, per l'autorità della parola di Dio, siamo chiamati a prendere una decisione fondamentale. Quando la torcia di Dio illumina, la mano di Dio scoperchia, la bottiglia è controluce, l'anima tua è il mio, è il mio cuore. Sono illuminati dalla parola di Dio e lì Dio afferma, e lì il Signore vuole, e lì c'è poco da fare. Siamo chiamati a prendere una decisione stasera perché non è vero: ed è l'ultima cosa che ho in cuore di dirvi: non è vero, è un inganno. Non è vero che Dio, che l'Eterno, che il Signore non fa né bene né male. Non è vero, Dio fa soltanto il bene. Non è vero che tanto io ho vissuto e il mio cuore è stato tante volte, così tante volte ferito e piagato che non mi muovo, non prendo decisioni, non farò un passo, il tempo trascorrerà. Non è vero, è sbagliato. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il Suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ciò che abbiamo buttato dentro e ciò che abbiamo dimenticato è rimasto. Solo la potenza del sangue di Gesù e l'opera dello Spirito Santo liberano il cuore nostro da ogni forma di residuo. Non possiamo rimanere immobili. Invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Non è tempo per rimanere immobili, è il tempo piuttosto per per andare al Signore, come i famosi ciechi del Vangelo di Luca, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Non rimasero seduti, non rimasero come contenitori di vino tutto sommato contenti della loro elemosina, tutt'altro. Non immobili. Io punirò chi rimarrà immobile. Soltanto chi rimarrà immobile. Oggi ancora è il tempo di andare al Signore. Stasera è il tempo non dell'immobilismo, stasera è il tempo per te di invocare il Signore perché Gesù è qui ed è per te che questa parola è stata pronunciata. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu, ma anche la tua casa ed io illuminerò. Ed illuminerò e punirò gli uomini che dicono l'Eterno non fa né bene né male. L'Eterno è apatico, l'Eterno è amorale. Dio è apatico, non prova nulla. Dio è amorale. Lui non ha alcuna intenzione, interesse per il bene e per il male. È falso. Dio è amore. E Dio è amore vuol dire più che dire Dio ama. E perché è qui? Perché il Maestro ti chiama. È tempo di non rimanere immobili. È tempo. Mentre l'anima nostra è rimescolata dalla mano di Dio, mentre il nostro cuore è illuminato e vediamo che tutto sommato non siamo così, così invulnerabili come pensiamo, e così perfetti come pensiamo, mentre questo accade, è il tempo di, di alzarsi in piedi e di dire l'un l'altro oggi. È il giorno della grazia. Oggi è il tempo di cercare il Signore. Oggi è il tempo di mettere alla prova Dio. Ora. Ora. Ora è il tempo. Quella luce, quella mano, quella parola riguardano te. Non so in quale vicolo o in quale angolo tu sei nascosto. Ah, ma ne sono certo. Stasera. Lo Spirito di Dio, non certo il sottoscritto, t'ha trovato. Una mano bussa, una voce chiama. Oggi è il giorno della grazia. Credi in Cristo Gesù. Sì, Gesù dice, io sto alla porta e busso. Se uno ode la mia voce ed apre la porta io entrerò. Cenerò con lui e lui con me. Gesù ti sta cercando. Vogliamo pregare soltanto qualche istante alla fine di questo programma. Signore Dio e Padre nostro celeste, nel nome del tuo santo figliuolo Gesù veniamo a te, ti ringraziamo perché tu ci hai cercato, noi ci siamo lasciati trovare, abbiamo risposto, ma ti preghiamo che possano fare lo stesso i nostri amici che hanno seguito questo programma. Li mettiamo davanti a te nel nome di Gesù il tuo figliolo. Amen. Grazie cari amici di essere stati... Con noi di aver seguito questo numero di cristiani oggi. Naturalmente vi diamo appuntamento per la prossima trasmissione, vi invitiamo a scriverci perché vogliamo inviarvi il Vangelo di Giovanni. Non mancate di seguirci ancora, a presto, Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011 Tivoli Terme Roma. Dio ti benedica e a presto.